Eccoci, terza puntata Insta Life TV, il nuovo software, il nuovo show, lo sapete perché sono emozionato, non lo capirete, il nuovo show televisivo di Fiorucci TV con me Carlo Valenti, accanto a me la super modella Norma Argento. Ciao Norma! Buon pomeriggio a tutti, benvenuti dagli studi di Fiorucci TV su Insta Life TV. Tutti i pomeriggi, da lunedì al venerdì, saremo qui dalle 15 alle 15, sempre più puntuali, abbiamo cominciato con 25 minuti di ritardo, con 15 oggi soltanto 5 minuti di ritardo. Norma, prima di presentare l'ospite, il super ospite di questa terza puntata, feedback dalla Puglia e feedback da Palermo. Positivi, abbastanza positivi, ci hanno ascoltato in tanti ed è stata una bellissima puntata. Ci hanno visto e ci hanno condiviso in tantissimi. Quindi è una coppia che funziona. Sì, volevo anche ricordare oggi, se qualcuno vuole commentare durante la diretta può farlo tranquillamente, mandarci i loro saluti e quindi... Assolutamente via WhatsApp o se qualcuno vuole mandare qualche mail, sempre presenti e soprattutto nel live della nostra diretta Facebook poter commentare, che noi leggiamo tutto tranne le parolacce. Presentalo tu perché già io, vedi, questa sua presenza mi inibisce. Allora, appunto, oggi presentiamo uno dei migliori attori del teatro comico siciliano e non solo. Salutiamo, a livello nazionale, salutiamo Sergio Vespertino. Grazie a voi, felice di esserci. Benvenuto. Bene, con Carlo poi, insomma, lui era un cucciolo quando veniva a vedere i miei spettacoli, quindi, insomma, diciamo che gioco in casa. Avete, a 25 anni fa, costruito un pochettino, diciamo, la storia del cabaret siciliano. A Palermo, sicuramente Sicilia, con i famosissimi 3¼, che poi sono diventati 2 e tu sei andato poi per la tua strada. Da 4 in 3? Da 4 in 3. Da 3 per parecchio tempo, perché c'era anche Ernesto Maria Ponte e gli altri, diciamo pure a questo punto ci sono, Valentino e Fabrizio Pizzuti. Che salutiamo e abbracciamo tantissimo, ciao. Tra l'altro amici anche extra lo spettacolo. Sergio, intanto come stai? Guarda, io sto benissimo, sempre carico, anche perché non posso mollare, perché c'è sempre tanto da fare. Stasera ho spettacolo. Stasera significa che noi siamo mercoledì 29 gennaio. In 29 diretta. Gennaio, stasera, sì, siamo in diretta. Stasera alle 21:30 al Teatro Agricantus di Palermo, ma è già tutto pieno, quindi è come non fa operazione, è inutile che pubblicizzo. Però stasera è uno spettacolo. Salutiamo il buon Vito Meccio, personaggissimo del settore appunto teatrale, non solo palermitano. Domani parto, ecco, e vado a Formia, al teatro Bertolt Brecht, che adesso invece aveva un altro nome perché non mi viene, perché insomma ha cambiato e vedrò questa nuova location, ancora non so cosa dirti, però appartiene comunque dell'associazione Bertolt Brecht, e vado a fare lì lo spettacolo mio ultimo, che si chiama Tocco Ferro. Ma invece sono solo fortunato a trovarti, perché tu sei spessissimo da Roma. Certo. È poco Palermo, no, però insomma Palermo, Vito Meccio, quando è che sono a Palermo sono sempre tempo, impegnato. Adesso oggi... poi andrò a Trapani 7, 8 e 9 al Teatro Don Bosco di febbraio, poi vado al Teatro Sollima, poi a Catania al Teatro Musso. Vai a Bari? Vado a Bari, Teatro Ameriano. Ne parlavamo con la nostra pugliese Norma, bella esperienza. Bella esperienza, perché insomma cerco di esportare la parte bella, buona della nostra Sicilia. Benissimo. Quindi oggi siamo stati fortunati, Carlo, ad averlo, ad avere con noi. Ti devo dire che non è facile. Sono fortunato anch'io. Poi accanto alla Norma, io, cioè, penso devo privilegiare, cioè, io sono ricotta salata. Ricotta salata. A proposito di melanzane, no, Norma, adesso non volermene, sì. Però mi ricordo la scena del La mafia uccide solo d'estate, la fiction, dove facevo appunto il personaggio Tommaso Buscetta, che di mattina mi fanno mangiare i melanzani mottonati, mattina alle 9, prima scena, io che devo mettere con gusto, prendermi sta tutto sopra. Quante volte l'hai ripetuta questa scena? L'abbiamo dovuta ripetere almeno qualche volta, perché se va bene comunque la prima, e non andava bene comunque, perché ho sempre per qualche cosa, ok, va bene, ripetiamolo, adesso l'inquadratura dall'altro lato, cioè, ma il morso? L'hai dovuto dare? Devo farlo bello con gusto, c'era una teglia intera. Mamma mia, di prima partì con mezzo perché dovevo fare vedere questa gioia, poi era già, cioè,
Comunque è stata una bella esperienza. Norma, quindi voglio dire, te picchiassa a mozzicone, cioè tutto vuole dire benissimo. Domandina. Va bene, iniziamo appunto con la prima domanda. Vogliamo conoscerla al meglio, no, in ordine graduale. Del no, del tu, ah, del tu. Allora, vogliamo conoscerti al meglio in come ordine chiamo, graduale. Sergio. Quindi Sergio, la prima domanda è: da bambino cosa sognava fare? Da bambino? No, 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 questo, io non, no, tipo questa cosa tipo astronauta, oppure tipo, che so, il portare un camion, no, già, tu pensa che venivano a casa mia, fuori al cancellettino, perché non si poteva stare sempre fuori a giocare, e allora c'erano dei compagnetti che venivano a vedere a me che facevo le avventure di Zorro col mio cane pastore tedesco. Un pezzo di un cane segnava più fatte sue e io poi rimanevo, c'era quindi questa bellissima avventura. Qui vediamo un suo un tuo video. Questo qui è Sopra il palazzo c'è un cane pazzo, è uno spettacolo, uno dei miei tanti monologhi che ho fatto. Questa è una bellissima scena perché vedi quell'ombra, quella sagoma che è sul lato destro? Sì. Ecco, quello lì è il montaggio di tanti piccoli oggetti che io ho messo sopra quella sedia. E poi la sommatoria di tutto forma questa sagoma. Stato bravissimo. Questo è Carlo De Meo, che le sue installazioni. Ho dovuto studiarle e non sbagliare nulla. Peccato che non si vede forse il processo iniziale, come montare. Eccole, guarda lì. Hai visto quella. Sì? C'era quell'immagine. Sì, che so, la pala per spazzare la neve. Sì. E quindi c'è quest'uomo che vive nella sua. Quest'altro invece, quell'altro lì era. Ecco, questo è il fiato di madre. Qua invece papà alla cocca che sto facendo dopo che mi è nata la mia bambina. Questa è via San Lorenzo. E questo di nuovo papà alla cocca. Insomma, sono tanti spettacoli. Questa è Petra Fennula. Io ho iniziato così per gioco a fare uno spettacolo tutto mio dopo i 3 e un quarto. Infatti Ernesto c'era in questa. C'era anche Ernesto Maria Paolo. Ah, eccolo qui, sì, abbiamo uno spettacolo insieme che si chiama Rascatura. Rascatura perché siamo gli ultimi, proprio in fondo al tegame ci siamo. Sai cosa è Rascatura? Quello che rimane delle palette delle crocchie. In fondo al tegame. E poi si frigge. E poi si frigge. Si vede che sono palermitano. Bravissimo. Sono buone le panelle, quindi. Anch'io. E quindi mi piace a me poter poi alla fine, dopo una bellissima esperienza con i 3 e un quarto, sono andato al Teatro Stabile di Catania, lì ho conosciuto, ho avuto la gioia, l'onore, la fortuna di poter lavorare con Turi Ferro. Sì. Dica bene. Turi Ferro, chi meglio di lui ha rappresentato Sciascia, Pirandello, ed io lì a stretto contatto con lui, insieme a Camilleri che gli ha interamente riscritto, molto amici loro due, gli ha interamente riscritto una novella minore di Pirandello, La Cattura, e quindi io improvvisamente mi vedo, cioè questi mostri sacri accanto a me, Camilleri, Turi Ferro, insomma ci sono state queste belle sinergie. Sono stato con loro per 4 anni, ho lavorato allo Stabile di Catania anche con Giulio Brogi, con Riccardo Garrone, con i tanti, e poi ho detto ma io posso anche provare a fare qualcosa di mio da solo, e ho provato un monologo che appunto si chiama Fiato di Madre. Quindi dai tre che noi abbiamo visto, ti devo dire, in più volte in posti diversi, che è la cosa più originale, in posti diversi, sì. Che ti abbiamo seguito 2016 soprattutto in tour, cioè, tra Ustica, Alcamo e la Grandus. Sì, Luce ha seguito questo percorso, sì, è vero. Tra l'altro abbiamo avuto ieri ospite un tuo fan, Renzo Botinderi, che è un tuo super fan, appena saputo della tua presenza. È Bruno. Lo seguo anch'io, tutti i suoi iscritti, è Bruno, sì. Lo stiamo coinvolgendo, ci stiamo provando. Bravi. Quindi è passato, dopo 10 anni, ha lasciato il gruppo, che se si può dire... Ci davamo del tu. Il 3 e un quarto? Il 3 e un quarto, perché eravamo in 3 e 4 quando si poteva, ecco. Uno partiva militare, intanto che so Fabrizio, poi il quarto sono stato io perché loro già iniziavano a lavorare in 3, io partì dal 1991, loro dal 90 partono, e per 10 anni fino al 2000 siamo stati insieme. Ma lo devi fare?
c'era tra i classici che mi si chiede sempre uno sketch che si chiama Nicola, e io chiamo Nicola 3 volte, lui mi riconosce perché lo chiamo così: Nicola, Nicola, Nicola. C'è stato un gaffe perché andiamo avanti a Palermo. E poi diventa un tormentone perché ogni volta è questo sketch. È stato l'inizio dei tormentoni in città. Sì, sì, sì. Perché sì, da Nicola poi sono nati gli altri più o meno famosi, più o meno siciliano, chiunque si chiamava Nicola non aveva scampo, quindi c'era anche tutti. Quando hanno fatto Sgrilla, che erano in tre loro, c'era Sasà, Dario, Castiglione, un altro che faceva, ognuno aveva il proprio. Ma Ficarra e Nicola prima si chiamavano, chiamato Urbano Urgente, sì, nascono dopo, arrivano, ci conosciamo, una bella avventura, belle sinergie anche facevano loro uno sketch con i fischietti muti fantastico, con le lacrime. Gli anni erano sì. Ma prima di noi c'erano invece i classici, cioè parliamo di Gigi Burruano, Civiletti, il professore Nampa, i Draghi 74, che non conoscevi io mi ricordo i Petrolini, che erano pari di ben assai, insomma. I Petrolini tu stai c'era dicendo, anche Mary Cipolla, mi ricordo, certo. Oggetto natissimo in televisione, se ti ricordi, in televisione c'era quel momento bellissimo che si chiama Scuola di Cabaret. Prima era Scuola di Cabaret, e poi Grand Hotel Cabaret subito dopo. Ignazio Mannelli, che curava la regia, che abbiamo invitato, dovrebbe venire nei prossimi, giorni, che è, diciamo, la storia della televisione, degli spot, dei messaggi promozionali a Palermo. Assolutamente. Insieme con Ignazio Messina. C'era con la Leo, c'era Antonio Messina. Ignazio Mannelli con Antonio Messina. Antonio Messina, sì. Anche se sono piccolo, mi ricordo. Gianni Nappa comunque è stato poi, insomma, la ciocca, diciamo, la chioccia di tutti i pulcini, la chioccia. Tutto qui. Andiamo, perché è giusto dare anche spazio a un po' di pubblicità e poi continuiamo con... Sì, ci tengo, sono qua per la pubblicità. Sergio Vespertini. Try.
Rientrati sempre in studio da Palermo, Field Rouge TV, Insta Live TV. Norma, da ciò che notizia. Ben ritornati amici, benvenuti appunto per chi fosse la prima volta a seguirci. Siamo negli studi di Field Rouge TV. È uno show ricco di gossip, talenti, storie e soprattutto tanti ospiti. Oggi abbiamo con noi Sergio Vespertino. E per tutti coloro che vogliono seguirci andremo in diretta sulla web tv www.filrouge.tv, sulla pagina Facebook Filrouge TV e sul nostro canale YouTube. Inoltre, se volete commentare e condividere potete farlo pure e inviarci dei consigli alla nostra email redazione@filrouge.tv. E io aggiungo pure il WhatsApp istantaneo o il commento su Facebook 338-4198-806 che vedete in sovraimpressione, che magari lasciamo così, vediamo che succede. Allora, via con le telefonate! Via con le telefonate! Busta, busta uno, numero uno, prendiamo! Sai che vogliamo fare il gioco? Sì, quale? Sai che giochi con una sorta di quiz? Di quiz. Vuoi fare tutto? Sì, no, ma perché vuoi? No, dai, andiamo a una, certo, diciamo, signora programmazione. Abbiamo diretto 8:30, 10:30 e 15. Tipo una domanda? Oggi abbiamo anche il GSS. Se qualche volta così mi ritrovo veramente che fino a che ora? È tutto diretta? Sì, tutto diretta. 90%. Prova a collegarmi e vedere un pochettino cosa sta succedendo qui. Ferruccio. Donny, lo metto tra i preferiti. Possiamo vedere questi 30 secondi di video? Ah, come no. Vediamo certo. cosa ci riserva questo video. Io personalmente trovo più degnoso farsi ammazzare e non ammazzarsi. Io ho visto solo sempre chi si era ammazzato. Che sta mi scippo l'occhio, Totò? Sono innamorato perso. E poi picchia, gira e... Ah! Ragazzi... Ti ho visto ieri sera in azione con le tue limonate. Brava. Grazie. Ma posso permettermi di darti un consiglio? Sì. Ah. Ho fatto per te questo piccolo business plan. Per carità, a me piace che tu stai con i piedi per terra. Anche se poi... Ma ho pensato, perché non provare a sognare più in grande? Allora ho fatto delle proiezioni. E con un piccolissimo investimento tuo, tra 6 o 7 mesi, dovresti aver già raggiunto il tuo break-even. E potresti già ridistribuire i tuoi utili. Guarda qua. Acido, vero? Perché che è? Ma perché che fa non lo sai? Ma che cosa? A suo padre prima sminchiare buono buono, poi ci spararono, poi lo hanno fatto a pezzi e poi squagliarono all'aria. E basta! E basta, poi non ci piacciono più. E io c'ho pazzo d'amore, sono. Pazzo d'amore! Stavo camminando una campagna per cercare qualche cosa da mangiare, io dovete un sudato molto ammazzato e ne avvicinavo. Viene lo sconforto, dottore. Per vedere approvata la sua legge, Pio La Torre è dovuto morire. No, perché adesso i mafiosi si mettono a ammazzare pure i deputati. Massimo, non mi fare minchiate. Caid è un pezzo di sticchio da far appetonare la minchia ai morti e siamo d'accordo. Ma femmine e business non vanno mai insieme. E sto business è un business troppo grosso per rovigliarlo e ghiccarlo appena femmina. Pure se petonessa. Non rientrate in auto da soli, ma fatevi accompagnare. Girate intorno al palazzo. E nel caso ci fossero persone sospette, rimanete dentro la vostra auto, non avvicinatevi al portone e cercate un telefono, chiamate al comando. Ci pensiamo noi. Norma! Bellissimo tondo video! Tondo senza barba, tondo senza barba, lo preferisci? Vabbè, sì. Va bene, entrami molto. Grazie. No, però senza barba secondo me sei una parte per un picciottietto. Ma guarda, poi ho fatto adesso un altro film per Giovanni Galvaruso e sono con baffoni e capelli ricci, insomma, quindi insomma di tutto, insomma. Comunque... E dovrà ancora uscire al cinema. Ho visto due o tre personaggi
che troppo divertente. Troppo divertente, troppo e comunque divertente. Penso che ti venga ancora a lavorare con Sergio Castellitto. Comunque, cioè, i film hanno sono bellissime piene, emozioni, ecco, con Grandi, starci proprio a stretto contatto con lui per tutto l'intero film, perché non facevo solamente l'attore, ma ho fatto anche da coach per quanto riguarda i dialoghi a Castellitto, per lo slang, anche, perché lui faceva Rocco Chinnici, che chiaramente, anche se è un borghese, ma pur sempre un siciliano, quindi che so, le vocali aperte, il raddoppio della consonante, per esempio lui stesso, che so, dice Roma, no, Roma, no? Cioè, da noi diciamo Roma con la O aperta, pensa a Roma che è grande e fai Roma, cioè, è un giocare. Quindi è stato anche... A me piaceva questa cosa di trovare le alternative così, in modo veloce, e quindi sono stato con una bellissima esperienza. Ci racconti qualche gag, qualcosa che è successo di dire le quinte? Ma guarda, dietro le quinte ce ne sono un sacco. Quello che accadeva per esempio nella Mafia Uccide Solo d'Estate, come che avete visto con Francesco Scianna, tante volte. Tra l'altro con Piff, che salutiamo. Piff, altra bellissima avventura, perché con Piff ho fatto il film In Guerra per Amore insieme con Maurizio Bologna. Io facevo il cieco, io lo zoppo. E quindi ti lascio immaginare tutto quello che succedeva. C'era anche per fare una scena ci vuole un video. Ma sì, perché si metteva a ridere anche lì dove non doveva ridere. C'era un pezzo, una scena con una fetta di torta, e sta fetta di torta non poteva avere mai il primo morso suo perché c'era sempre da ridere, quindi, e c'erano tutti i seri che aspettavano noi che Piff si calmava, ma non accadeva, perché più stanno seri più ti viene da ridere. Norma, passiamo a un'altra domanda. Qual è stata la tua più grande soddisfazione lavorativa? Se ci vuole confidare questo segreto? Ma guarda, ogni epoca... C'è un'espressione, sì, che mi piace fare sul tavolo. Ma intanto il lavoro questo qua è davvero tutto bello. Ci sono sempre entusiasmi nuovi perché tu crei sempre qualcosa di nuovo. Per me l'entusiasmo bello è poter scrivere un lavoro mio, quindi essere anche autore di me stesso, regista di me stesso, e provare con tutta la strizza che si può, cioè che c'è, è possibile, e mettere in scena, quindi davvero un qualcosa di nuovo non mai stato fatto. Lì la paura è massima, e quando è che invece poi vedi fine della prima, il pubblico che ti applaude, le risate durante lo spettacolo e tutto, quindi quello è un appagamento veramente molto a tutto tondo. Ma invece io una cosa che ho notato tantissimo, guarda che bella questa foto, che è una foto che conserva Alessandro gelosamente. Alessandro è un grande amico. È la soglia altissimissima di attenzione che le persone hanno durante il tuo spettacolo, perché noi spesso ci siamo visti appunto a Rigantus, che è un teatro piccolo, cioè 148 posti. Ed è facile, ti devo dire, perdere la soglia d'attenzione, perché mi sembra anche una cosa naturale. Invece c'è questo continuo battute, stop battute, tempi fantastici. Amo tantissimo il ritmo, poi piace sempre shakerare il percorso narrativo al di là delle risate, che ci deve essere sempre almeno anche il momento di riflessione, potrei solleticare anche altre corde. E quindi questo crea anche quella magia, quel connubio giusto, perché tu da che ridi a che ti do poi un pugno allo stomaco e poi torni di nuovo a respirare subito con un'altra risata. Tra l'altro compagno di viaggio di tantissime avventure è il mitico, il grande Pierpaolo Petta, che salutiamo e abbracciamo. Assolutamente. Persona squisitissima. Ci vediamo stasera, Pierpaolo. Altro che grandissimo artista, perché ci passano... è un maestro compositore anche lui, quindi ci sono insomma queste musiche che sono intanto proprio sue, originali, e quindi questa originalità, poter miscelare musica e parola in un unico spettacolo, tutto compattato in un tempo solo, quindi esattamente un monologo da un'ora e un quarto, è un bel arricchimento. Io Pierpaolo lo amo tantissimo sotto artisticamente, ma poi nella vita è anche una persona veramente... Mai un litigio. Faccia simpaticissima. Niente, tutti lo chiamavano un puttino. Rubicondo, tutto quello. Puttino è... Sì, del Serpo. Gli angioletti di Serpo. In giro ce ne sono occhi celesti, capello biondino. Pulitissimo, infatti. Sa sempre che è serafico, uccide tutte le lettere del mondo. È una persona beata. Domande? Un'altra domanda, ma cosa ricordi? Sei studiato il personaggio? Certo. Tante domande. Preparatissimo. Oggi fammi una domanda, dai, fammi vedere che. Sì, perché penso che appunto il pubblico vuole sapere anche di più, e quindi voglio chiederti nel tuo primo esordio, le emozioni.
Allora, quello che ricorda. Guarda, intanto l'esordio, quello veramente al di là, diciamo, dei 10 anni con i 3¼, che le rispetto tutti, ma in quei 10 anni poi c'erano dei momenti teatrali anche ben costruiti e ben fatti, perché noi lì giocavamo. Abbiamo sempre detto, noi 3¼ facciamo finta che chi proveniva così come me, così come Fabrizio, così come anche Valentino per un pochettino, animazione, che facciamo, insomma, animatore, facciamo finta che tutta la città è un intero villaggio enorme, giochiamo, divertiamoci, ed è stato questo lo spirito, è ben accolto dal pubblico. E poi abbiamo avuto la grande fortuna di conoscere Pippo Spicuzza, che ci ha forgiato, ci ha levigato da bestie, 13 anni di Radio Rai, autore, regista, oltre che attore, bravissimo, che ci è mancato purtroppo, però insomma abbiamo con lui iniziato a imparare i perimetri di scena, ci ha insegnato tanto, tanto. Ci siamo confrontati col pubblico anche con dei romanzi, con delle storie, con delle cose ben più costruite rispetto al gioco che facevamo noi. Quindi questo c'è stato già un bell'impatto. Poi ho avuto anche in quel periodo la fortuna di conoscere Riccardo Garrone, sono stato scritturato grazie a Nicasio Anselmo, che faceva la regia, per fare il Pluto, quindi teatri di pietra, andare a Segesta e fare il Pluto di Aristofane, e io facevo Blessidemo, ed era Riccardo Garrone. Riccardo Garrone, per intenderci, ha fatto gli ultimi film con Totò, con Delia Scala, cioè io... Lavorare con una persona che ha lavorato con grandi artisti, con Totò, top. Dicevo sempre come facevate le prove, chiedere, ero così talmente curioso di sapere tanto e tutto, anche in retroscena, e quindi con mostri sacri, che tu, se sei davvero un'ottima spugna, riesci ad assorbire per tenere come bagaglio poi per il tuo futuro. Giulio Borgi? Giulio Brogi. Brogi, scusami. Brogi è stato sostituito prima Tuiferro, quindi un grande anche lui, perché ha fatto di tutto, e con lui ho vissuto una bella fetta di tempo anche lì al Teatro Stabile di Catania, alberga di Catania. Pippo Pattavina. Pippo Pattavina è... Ha studiato Norma, Pippo Pattavina è una persona che è così talmente eclettica, che sa far ridere, oltre che essere un bravo attore, perché... bravo attore lo si pensa sempre è composto così, ma lui sa aprire fuori altre porte, altre corde, così come anche Tuccio Musumeci. È Anna Magda. È Anna Magda, sì, sì. Infatti proprio volevo chiederti cosa ti veniva in mente parlando di loro, se c'è dei ricordi che conservi. Anna Magda è una persona veramente molto, molto composta, molto è lo stile del teatro donna, cioè una gran bella persona e anche con questo piglio anche ironico che mi piaceva tantissimo quando ho vissuto con lei in qualche spettacolo. Continuiamo? Vogliamo fare un'altra domanda, sì. Appunto. Chi ti è stato accanto nel tuo percorso artistico? E invece magari chi ti ha deluso, se vuole... No, ma delusioni fortunatamente no, perché ogni qualvolta che c'è stato qualcosa che stava per arrivare, non ti dico la noia, ma quel pizzico, diciamo, di assuefazione, quello che tu stai facendo, così come 4 anni al Teatro Stabile, poi sentivo anche l'esigenza di mollare per ricrearmi di nuovo delle nuove avventure e altri nuovi stimoli. Ho avuto la fortuna di avere sempre dei colleghi accanto, oltre a questi grandi nomi che abbiamo fatto, ci sono altri grandi personaggi per me fantastici, come appunto Ernesto Maria Ponte, Paride Benassai, come Gerardo Di Liberto, come Valentino e Fabrizio, come Pippo Spicuzza, e tutti gli altri, Marco Fè, altre persone che poi non ricordo, sotto l'aspetto teatrale, sotto l'aspetto sia televisivo che cinematografico, devo mettere davvero tanto a Pierfrancesco Di Liberto, devo tanto a questo connubio ben riuscito, a Luca Ribuoli, la regia, perché mi ha permesso anche di duettare con Francesco Scianna, con Claudio Gioè, con Anna Foglietta. Ho avuto anche questa bella fortuna, grazie anche a Paolo Fidemi, che è il mio agente lì a Roma, che mi permette anche di poter fare questi provini e confrontarmi con gente dello stampo, appunto, come dicevo, Castellitto, registi bellissimi come Michele Soavi, che hanno creduto, Ron Johnson, adesso che con lui stiamo facendo, uscirà a breve su Rai 1, credo il 6 di aprile,
la concessione di telefono, concessione del telefono di Camilleri, uno dei tanti libri di Camilleri, e siamo nel 1890, quindi abiti d'epoca, io faccio il viceprefetto Parrinello e sai chi è il prefetto? Corrado Guzzanti. Troppo carino, ci sarà anche insomma, altri personaggi che non... Qua ci sono saluti da Daniele Gambino. Certo. Patti Valens. Rosario Terranova, Rosario Uccio, Giulia Galazzi, Rosario, con Rosario abbiamo fatto anche il giovane Montalbano, abbiamo partecipato assieme, ci sono state tante belle cose, ma io così come lui vorrebbe lavorare con me, anch'io con lui troveremo possibilità e modo. Giulia Galati, con lei tra cinema e doppiaggio, è una persona che stiamo costruendo anche altre nuove iniziative, quindi si sperimentano tante belle cose. Si fa rete. Si fa rete, non bisogna mai diventare isole, bolle, mai. Con Rosario adesso Rosario, ci vedremo quest'estate assolutamente in una stagione insieme, io lo so, io ci credo, io lo so, è così, fatelo dire da Giulia. Si fa rete, sì, si cerca di fare rete. Ma invece consiglio, okay, per chi volesse, ma essere, lieto cominciare... sia, del domani per certezza. Volesse un po' diventare Sergio Vespertino, ecco, guarda cosa c'è. Quello è Nicola, e io lo chiamo così. Lo dico tre volte. Aspetta, forse lo possiamo pure sentire. Sì. Come se fosse qui, no? Aspetta, vediamo. Nicola! Ce lo chiami così. Allora, io capisci che sogno io. Consigli, io vorrei diventare Sergio Vespertino. Qual è la strada da intraprendere? Perché ci sono un sacco di ragazzi che si avvicinano. No, non fate imitazioni, cioè Io voglio diventare Sergio Vespertino. Io parlo come attore, teatro, cosa devo studiare, a chi mi devo rivolgere, quanto in giro c'è anche di finto. Devi riconoscere davvero se hai davvero dentro questa fiammellina accesa, che c'è qualcosa che ti prude così talmente tanto, perché tu devi davvero dedicare tantissimo della tua vita a questa professione, a tutto tondo. E più sarai a tutto tondo, più ci sono opportunità. Se c'hai del tempo libero studia l'inglese, se hai del tempo libero fai TikTok, se hai del tempo libero inizia un po' a ritrovarti un monologo tutto tuo, prova un pochettino a scrivere, prova a vedere un dietro le quinte, guarda, ti interessati anche delle luci, come devono stare, come deve esserci, innamorati di tutto quello che fa parte questo mondo, ma non solamente sotto l'aspetto teatrale, anche quello che c'è quando cambiano il filtro, vatti a guardare lì come che la tua inquadratura, cosa stanno facendo, come il primo piano, come il mezzo americano, cioè studia, entra. E a Palermo? Non stare solamente dove lì. A Palermo dove andare? No, prima non andare a Palermo. datti da fare, vai a Roma, vattene alla Sentito d'Amico, ma vivi anche la vita. Io per esempio sono uno che non ho mai fatto la Sentito d'Amico, vengo dalla strada e poi ho avuto la fortuna di avere persone, e lo stesso Rosario Terranova, dato che è lì che ci sta ascoltando, e lo sa perfettamente, abbiamo questo grande uomo che è stato Pippo Spicuzza che ci ha dato tanto, quindi gli incontri fanno, e se non stai incontrando nessuno vattela a cercare qualcuno, ma non devi andare a mendicare o chiedere una raccomandazione, ma anche a guardare, costruire, a guardare, a provarci, a provinarti, sì, farti provinare, insomma. Sì, da questo punto di vista diciamo che c'è un po' di lassù. Non faccio niente, non mi chiama nessuno, un bello proteato, già. C'è l'assismo, c'è un po' per te sentito. Un po' di lassismo c'è, dico, non solo in questo settore, purtroppo, ma in tantissimi altri. Diciamo che tu che sei un attore ci puoi anche dire che il palermitano aspetta. Sì, ma non è tutto così, perché c'è un sacco di amici palermitani che si muovono e sono davvero delle belle formiche lavoratrici, delle api operaie, cioè va benissimo così. Assolutamente. Norma ed è partita da Brindisi per venire qua, ha trovato te che sei... Ha visto più luce, quindi... Ha visto più luce, ma non so come che sia stato, avrà toppoleato, cioè dai, che dice. Allora, lei è una conoscenza che nasce dal web. Dal web? Con Instagram e Facebook, non mi ricordo una delle due piattaforme, è venuta. Io ho già esperienza appunto da modella, da poco, anche da comparsa o piccoli ruoli, quindi
un po' anche. Ma vedete la cosa bella qual è? Cioè, che mi stanno chiamando per parlare di me, piano pianino iniziamo a parlare di no, me. No, perché tu mi chiami tantissimi altri. Carlo, tu lo sai Carlo come chiama tu? Ti sei appoggiato a capo, tu dici, ma chi su qua? Cioè, mi sta entrando dentro questa casa, che cosa c'è da fare? Qua hai studi bellissimi. Periferia. E sono, credetemi, sono in, è provincia di Palermo dove sono io. Ho avuto il dubbio se era in Sicilia perché sono partito da casa mia all'orario, ma un tempo che arrivavo a trovare qua questi studi. Io non sapevo che bisognava prendere pure il traghetto. No. Perché ho fatto il giro largo. Però poi alla fine hai 8 metri quadri che ti puoi assolutamente suonare. Assolutamente. Ci sono spazi in mezzo, c'è Alessandro. Questo è solo l'inizio. Ti dico solo questo. Sì. Quindi poi tra qualche mesetto vedrai i studi allargati. Venite qua e divertitevi, potete anche raccontare la vostra vita. Se c'è qualcuno che dice, ma io piuttosto che guardare, vieni, scavalca, vieni qua e ti stai. E lo, ti ascolto. Lo spazio c'è. Sì, lo spazio le c'è. Le produzioni pure. Eh sì. Andiamo di nuovo in pubblicità. E poi vi parlerò di Toccoferro. A dopo. Benissimo. Naturalmente, dai Sergio, quando dice svelaci. Che devo andare a Roma, questa è una notizia. Visto che sono in diretta, sei i primi a saperlo? Vabbè, sì, però non lo diciamo a nessuno. Un segreto. No, vabbè, insomma, devo partire, insomma, mi dicono che devo andare da qualche parte. Ti vogliono vedere? Mi vogliono vedere, sì, no, non si può dire, no, non si dice. Poi ce lo vogliono dire, appena ti prendono torni e ci racconti. Rosario, poi... Toccoferro. Che a Palermo sono Toccoferro, allora io ho pensato bene di fare uno spettacolo che parlasse, diciamo, di tutte le superstizioni, tutte quelle credenze popolari che investono la nostra vita da che siamo piccolini. Un gatto nero che ti attraversa la strada. Io passo sempre. Tu passi sempre. Bravo. C'è chi si ferma, aspetta sì. Che passa la macchina. E dico sempre molto educata, sai che si è.
nei confronti del prossimo, ma amore tu, ecco, ma no, no. Oppure passare sotto la scala che non si fa, o ste robe, insomma, tutte queste cose. Poi ci sono le cruce, se non sbaglio, non si buttano a letto. Le cruce? Le, io sapevo il cappello. Cappello anche pure? Cappello a letto. Anche le forbici, se cadono di punta, non so. Ah, sì? Se cade di punta, si rompe pure un barone, cioè, è il massimo. Allora. E poi il pane messo al contrario. Anche sì. Se butti il pane che ti lo devi baciare prima, lo sapevi? Sì, sì, sì. Il pane al contrario è un discorso di chiesa, non è una questione di superstizione, lo so. Cioè, comunque il pane è una credenza, cioè tu credi a questa situazione? Ma io signore, cioè, anche se cade l'olio. Io sono un po' anticredente su tutto, però dico, ma però sì. No, ma che tanto vi racconto, siamo vicini, no, siamo molto, siamo vicini di casa. Ma che tanto vi racconto, tu ci credi in quella casa c'era? No, oppure la famosa casa di Mondello, le presenze, a Mondello, ti ricordi che c'era? Sì, c'era questa cosa, il mito della casa di Mondello, sì, dove sì, gli spiriti, senti se si entra il cadavere, il rimbombo, gli oggetti che si spostano, non hanno mai fatto niente, non hanno mai fatto, però c'è gente che ci marcia, c'è una battuta dove che dico proprio veramente fatto, cioè mai si è sentito pure un notare in giornale sentire dire, cioè, un spirito ammazzò ad un cristiano, dai, non state sereni, state sereni. E c'è questo spettacolo. Scusa, dove sei? E adesso la città di Palermo la mollo stasera, dopo questo spettacolo, e ritorno di nuovo in scena a Palermo dal 17 di aprile sino a fine maggio. Tascantare rivivi. Tascantare rivivi. Te l'ha scritto qualcuno? Mi è arrivato qualcuno. Ti è arrivato? Tascantare rivivi. Ma è vero, Tascantare rivivi. Il giorno dei morti, anzi, festeggia pure, cioè i morti si festeggiano, come dico. Peccato. Anche lì è un po' scemato, sai? Pistola delle compresse, non ci sono più, ti ricordo. Pistola. Ma non ci sono quelle vere. Io mi ricordo che c'era una pistola. La scatola di lì, i piombini. I piombini. E quelli Monelli. Ci mettevano lo spillino con la cera. In modo mio. Ti ho capito Monello, tu eri un monellaccio. Poi si tagliava la canna perché. Praticamente una parte iniziale della pistola. Non dire che ti vengono a cercare. Eppure la dovrei avere ancora questa pistola di compresso. Rallentava. Per fare una puntata deve ricordare tutti i giocattoli di una volta, no? Tipo sta cosa qua. Anche perché c'era la fiera dei morti, io adesso perché? Perché non aspettavano il regalino? Mi ricordo tantissime cose della Mattel. Certo. Giochini. La Mattel. Sì, perché io sono ancora. C'era il pugilato. Io ancora prima di Lego. Eppure la dobbiamo fare questa. Sì, si può fare. Ognuno porta un pezzo. Il trenino elettrico, le cose, gli indiani, bastava poco, no? Invece adesso. Gli indiani erano sempre più scritturati, perché tu ti chiedi che pistole, cosa così. E tu c'hai questa cosa. Con la ziccava, questa cosa avventosa. Ma c'era anche quella punta. Non riusciva mai. Vabbè, tu perché quella punta. Però c'erano questi giochi. Io... Qual erano? Che giochi avevano? Avrei più piccolini. Lei già da Barbie. Sì, tu io ero già Barbie, tu... anzi, addirittura le Bratz, quindi ero a livello superiore. Le Bratz. Sono le Barbie quelle. Erano più belle ancora delle Barbie. Erano... Più belle della Barbie? Sì, sì. La silicone, no? No. Erano più già belle della Barbie, c'è Belen, mi pare. Le braccia, sì, sì. Erano leggermente più piccole, più formose, avevano già il trucco, insomma, erano le ragazzine lì giocavano con me col gessetto, uno, due, G, e si faceva in mezzo alla strada. E poi c'era il mito del o spagno, con i tappi alle bottiglie. Sta andando via, certo, i tappi di bottiglie. Facciamo uno spettacolo fiato di madre, parlo proprio di queste piccole cose. E così anche come Stravicissima Palermo, che parlo di una Palermo che adesso non è più. Non c'è più. Va benissimo. Va bene, io intanto grazie. Felice perché ha arricchito. Essere entrato anche dentro il vostro web, esatto, la vostra attività. Tantissimo il nostro pomeriggio. Un saluto a Monica, un saluto a Giulia, un saluto a Rosario, un saluto a fatti dire due centrini. Devo dire centrini. Io allora, mia mamma, diciamo, l'ho davvero utilizzato, è brutta la parola utilizzata, stavo cercando la hai parola. Hai sfruttato i suoi hobby. Sfruttato ancora peggio. Molto, ha esercitato in me mia mamma tantissima creatività da poter di nuovo ridistribuire proprio sul palco e a ridere insieme con il pubblico, scoprendo che poi lo spettatore stesso era tanto quanto me, insomma, si giocava di queste cose. E casa era un po' come casa mia. Per esempio qui c'è questo, facciamo l'inquadratura, Alessandro.
Dammila uno, per favore, dammila uno. Grazie. Qua mia mamma metteva un centrino. Ogni cosa immobile era lo stimolo per metterci il centrino. E ci vuole il tempo. Cappellino di lana fatto con la maglia? Ma anche le scarpe di lana. Ragazzi, non le so pure. Quelle della notte. E mia mamma aveva verde, perché il verde, siccome a quei tempi non c'era che tu potevi guardare se il bambino era maschio o femmina. Era così. Verde era un verde colore neutro. Un colore neutro. Cioè, neutro. A me mi è capitato verde perché non sapevo più se io cosa spuntava. Che di notte rimanevano accesi. Tu non lo sai, ma c'erano delle statuettine, cioè tipo la Madonnina. Di color verde, che era un già tipo c'era il led tipo già c'era il led ai tempi, che tipo di materiale era quello lì, quel fosforescente chiamava... cioè prendendo la luce poi assorbiva questa luce e la rilasciava, quella che tu spegnevi stava ancora questo verde, diciamo quasi fosforescente, capito? E poi si perdeva pian pianino. Ecco, le calze di mia mamma erano uguali, erano verdi. Tu spegnevi la luce e risava la tua madre, anche più della Madonnina. Sai che invece, chiudiamo, 10 anni fa, quando è nato mio figlio, la mamma di una ragazza mi ha fatto un plaid rosso con la scritta Firruce bianca, che è stato un mega regalo, perché chiaramente... Fatto a mano, non è il regalo che chiaramente ben accetto ma comprato in negozio. Allora qualche volta in inverno pieno, quando è che c'è un vero inverno, perché fuori non mi pare che c'è davvero l'inverno. Speriamo. Vediamo qua con la manta, tipo messi tipo così, con questo plaid. E ci facciamo una cosa fatta sul divano. Grazie Sergio. Grazie a voi. Grazie a tutti quanti. Tra un paio di settimane. Vi aspetto al teatro Agricantus. Quando torni. Io ringrazio anche, perché non li ho citati, Giuseppe e Katia Oddo, della Oddo Management, perché curano tantissimo tutta la circuitazione dello spettacoli teatrali. Considera che ogni puntata la nostra norma finisce con... Che cosa? Un aforisma. Oh. E quindi oggi appunto concludiamo la puntata. Senza leggere. Ebreo. 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 L'aforismo. L'aforisma è: la comicità non è solo talento, ma soprattutto un dono, un modo di sentire, di poter comprendere e interpretare. Bene. Sei d'accordo? Ma qua siamo cose bellissime. Grazie Sergio. Grazie Norma. Grazie a te Carlo. Grazie a voi. Sergio. Grazie Luca. Grazie Alessandro che cura la parte tecnica. E grazie a tutti gli ascoltatori. E soprattutto chi ci vede, perché noi siamo in televisione, siamo su Facebook in diretta. Ci vuole un bel caffettuccio. Caffettino andiamo a prendere. Caffettino ci andiamo a prendere. La nostra bel cannolo. Programmazione continua, ore 17 in diretta. La primissima puntata di Phil Young con la dottoressa Elvira Trapani. Elvira Trapani? Assolutamente sì. 7, 8 e 9 a Trapani. Va bene? Grazie. Ciao, grazie. A domani ore 15, ciao. Sempre in diretta dagli studi di Firruce TV. Insta Live TV.